Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video. E che dice, come state? Spero bene. Allora, dunque, oggi volevo fare un riscriccio perché prima, anzi, lo sto rifacendo perché è l'ennesima volta che registro e un po' perché la televisione è sottofondo e non mi piace, e un po' perché con la musica della televisione non è nel massimo. Stavo lavando i piatti e anche lì è risultato copyright, quindi no, non va bene. E adesso sto pensando di registrare in una modalità più consona al mio canale YouTube, ovvero senza né distrazioni né nulla di tutto questo. Allora, dunque, oggi ho fatto una bella benedettissima doccia. Una bella benedettissima doccia perché così almeno sono più bella fresca, bella tutto quello che voglio io, perché sinceramente non ne potevo più di stare tutta, non lo so, fradicia di, non lo so, è brutto da dire, tutta fradicia di sudore e cosa, perché potete sapere che c'è un sudore molto, molto, molto eccessivo, non so come si può dire, sia eccessivo. E quindi ho detto, ma dove ho messo il microfono? Ah, ok, l'ho messo di qua, sì. E quindi ho detto, perché non farmi una bella doccia e utilizzare i prodotti non nuovi, però che allora uno è un bagno doccia, bagno schiuma Mantovani, mentre l'altro è un bagno una crema della Leo Crema, molto buona, mi piace. Dunque, comunque nell'altro video stavo lavando i piatti e facendo il letto, quindi vabbè, no comment, non sono riuscita a registrare quel video, lo registrerò un altro momento quando lavo i piatti e coso, perché non lo so se riesco a caricarlo, ma lo caricherò un secondo tempo quando sarò riuscita, se no non lo carico e lo cancello del tutto, perché mi sono resa conto che con questo telefono riesco a registrare tutto, perché allora non lo sto più registrando adesso con l'iPhone, ma con la Samsung A13. Quindi top, ci piace e quindi non vedo perché. Ah, prima, to top per una cosa che mi ho mangiato prima: della salsiccia e patatine fritte, buone al bacio, buonissime. Ovviamente le ho fatte io, le ho cucinate io e mi piacciono perché non so se dire che sono americana o italo-americana, perché sì, ho un cognome americano, lo potete constatare anche dal, no, constatare da che, vabbè, no, in un altro canale c'ho Melania Barksdale, mentre chi mi conosce da prima ero Barksdale, adesso sono Melania Home Beauty, però vabbè, avete capito, la sostanza è sempre quella. Ho il mio vero nome, già lo sapete, ma il mio vero nome lo sapete già, il mio cognome non tanto, perché se mi metto come cognome, ciao proprio. Comunque, niente ragazze, in questi giorni farò la recensione di questa palette, aspettate un attimo, di questa palette. La palette, mi sono dovuta staccare un attimo il video perché mettere in pausa il video, se no ogni volta che mi giro da una parte all'altra può innervosirvi o darvi fastidio. Allora, la palette in questione è questa, quella della Pupa, che ho visto anche da Anna Morana, ed è questa qua, vedete? Già, della Pupa, e mi piace tanto. Se qua vedete la pellicola, perché c'è della pellicola, e questi sono i colori. Sì, lo so, vedete tutta l'ambaradan, ma questi sono i colori, vedete? Già. Sono bellissimi questi colori, li adoro. Allora, qua ci dovrebbe essere un blush, vedete? Blush e qui la terra. Belli, belli, belli questi colori, li adoro. Belli. E niente, non vedrò di indossarli e darmi una mia valida recensione. Non sarà così tanto valida, ma tanto per farvi capire se mi piacciono o meno
colori sono fatti apposta per me. La pupa fa degli ottimi colori, per l'amor di Dio, però mi piace di più, ancora di più, non solo pupa, ma questa palette qua che sarebbe Make Up Revolution, che adoro da matti. Comunque niente, non ci distraiamo troppo. Comunque, cosa mi ho messo stamattina, a parte il, come dire, aiuto, vabbè, l'olio per capelli, stavo guardando di là perché non mi ricordavo il nome, l'olio per capelli della L'Oreal El Vive, e poi mi ho messo il profumo della Dior, Miss Dior, sì, il dupe, un attimo solo. Questo è il profumo che adoro tanto e che mi fa impazzire dalla gioia, perché è troppo bello, mi fa impazzire troppo. È un profumo, non so come, manco spiegarvelo, che veramente mi dà alla testa, nel senso buono, che mi piace, lo metterei tutti i giorni, ma infatti lo sto mettendo tutti i giorni. Dovrei mettere anche altro, ma sono testarda e vabbè, no comment. Quindi per forza di cose che metto questo. E niente ragazze. Dunque ragazze mie, qualcosa c'è, cosa ho preso qua? Aspettate un secondo. Allora, c'ho dentro una scatola qua sotto la scrivania con del detergente rimuovi make up per il togliere, per rimuovere appunto il trucco. E l'altra una mini acqua micellare, ma vabbè. E niente, quindi che dire. Poi qua c'ho dei profumi sempre regalati da Rita Cosmetica, perché Rita Cosmetica è bravissima. Adoro il suo canale, ciao Rita. Se guardi i miei video, perché lo so che li guardi, grazie di cuore per i tuoi regali molto molto belli. E se ti va puoi fare anche il mio nome sul tuo canale, perché mi piace da matti il tuo canale YouTube. Anzi, ho visto che in un altro video hai fatto il mio nome e ti ringrazio di cuore. Grazie. Un bacio, e sì, te ringrazio perché mi vedi una persona veramente buona, anche se non sembra che sia buona, ma io ho un carattere non facile per nessuno, ma questa sono e questa rimango, anche se a volte non tutti capiscono cosa c'è dietro questa persona che sarei io. Quindi è impossibile giudicarmi, anzi, se volete giudicarmi, fatelo pure, ma certe persone non conoscono la vera me, quindi no comment. Non parlo di Rita, parlo di altre. Sì, lo so, non dovrei dare adito a chi mi giudica come gli haters, ma trovano sempre un modo per dar fastidio e rompere le balls, ma vabbè, dettagli. Un attimo solo, controllo una cosa. E niente, allora, ragazze mie, vediamo se qua ho aumentato, no, la luminosità del video. No, infatti, non era per niente aumentata. Adesso è aumentata. Forse anche troppo, ma meglio così, perché sennò non vedete un pifero di me. Vabbè, è vero, dà fastidio queste lunette della ring light, ma ho questo, o non so come fare, perché qua è una stanza, non dico buia. Oltre l'essere buio, non si vede una mazza. Quindi o mi metto con la ring light sparaflesciata a 180 e più, scherzando a parte quello, però più esagerata che mai, oppure mi vedrete buia completamente. È vero, potrei abbassare un po' la luminosità, però è sempre quello di male. Vedete? È buio, non conviene. Troppo buio. Vabbè, raga, quello è comunque. A parte questo, di là ho messo un vasetto, una scatoletta di campioncini, di cose varie, anche di una maschera per i piedi, che qualche giorno mi farò, e vi farò anche lì, farò sapere la mia opinione sincera, più onesta possibile, inerente a questa maschera. Sto parlando di questa, un attimo. Questa maschera per i piedi, questa qua, questa dovrebbe essere buona. Ancora non l'ho provata, ne ho anche un'altra che non so dove l'ho messa, mi pare che sia lì dentro, da quella parte lì, che c'è un sacco di scatole di campioncini, più questa maschera qui, ma una è Dr. Scholl, l'altra è lo stesso Dr. Scholl, ma non ho ancora avuto modo di metterla, boh, vabbè.
Non so cosa sto aspettando. Persino le mie scarpe, le mie pantofoline sono Dr. Scholl e sono taglia 35. Voi non avete, non credete alle mie parole, ma non trovo altro che, come dire, vabbè, questa comunque è imbevutissima. So che è imbevuta, come sto tasteggiando, come sto palpeggiando. È molto imbevuta, sto tastando e sembra più palpeggiando, è brutto da dire. Vabbè, tocco, sì, la vedo molto imbevuta, quindi va bene. Allora, cosa volevo dirvi? Che, sì, ragazze. Alla fine sto cercando di fare più maschere possibile, non dico nei piedi, ma nella faccia, perché ho la pelle molto arida, ovvero molto secca, e se no ogni volta già non c'è un cacchio di un cavolo di umidificatore, o come si chiama, deumidificatore, non lo so, vabbè, ci siamo capiti. Quindi devo fare di tutto per, come dire, devo fare di tutto per far sì che la mia pelle non si secchi, perché è una cosa da quando ho preso il raffreddore e quant'altro. Aspettate un attimo, eccomi qua. Allora, avevo il microfono che non so quanto mi avrete sentito, ma ci sto riprovando. Adesso non cancello più nulla, ci provo a caricarlo sto video. L'altro non lo carico perché tanto è venuta una frignaccia col video, quindi neanche ci provo. E se ci provassi, proverò a modificarlo. Non so manco da che parte andare, ma a modificarlo, ma ci voglio provare. Questo già mi ha fatto il suo danno, perché non so se avete sentito qualcosa o meno di quello che ho detto, di quello che ho detto finora. Però vabbè. Cos'altro volevo dire? Non mi ricordo più niente. Ah, sì, che faccio fatica a trovare le scarpe comode per me, perché ho una misura non dico introvabile, ma quasi. C'ho il numero 35 di scarpa. Non so se ve l'ho accennato in qualche video, ma come scarpa il numero 35? Sì, lo so, è molto piccolo, quasi una, per non dire una, addirittura non solo una misura quasi per bambini piccoli, ma non da ragazzina, ma anche chi non è ragazzina, che ha un piede così piccolo, ha un po' un disagio a trovare quelle scarpe. Comunque, vabbè, niente, lasciamo perdere. E niente, ragazzi, questo è finito il video. Noi ci si becca a un prossimo video. E grazie ancora dell'ascolto. Bacio e ciao. Zombie apocalypse.